Football! No! No! Una squadra mediocre. No! Madonna! Juventus Genoa. Io mi sono appena svegliato perché sono le 12.30 e ieri sera ho fatto serata a Milano perché avevo la festa. Sono in pigiama e non mi cambierò perché onestamente non me ne frega niente. Prossimo dico 1-0. Secondo me è il momento che torni quella Juventus, è il momento di rinascere e per rinascere serve il risultato del nostro condottiero Max Allegri. Buona partita. Ciao ragazzi. Prostico. Me la sento. Ho doppiato il Locatelli oggi. 2-0. Guarda Kostic come combatte. Come combatti, Filippo. Mamma mia. Il mio uomo. Col numero 11 sulla schiena. Guarda che ammazza Gudmundsson. Mamma mia, Filippo. Questa, guarda cos'è. Questa, guarda. Che guarda. Mamma mia, Filippo. Ragazzi, ricordatevi che anche se Allegri vince al 90esimo, l'importante è esprimere football. Ragazzi, Massimiliano Allegri non lo sa fare, non sa esprimere. E per questo io dico loco del, perché loco dei Zerbi esprime football, loco. E loco esprime football. Questo qui è successo che qualche giorno fa è iniziato a seguire su Instagram uno che non è tanto normale, che si chiama Lele Adani. E adesso... Io Lele Adani lo seguo dal giorno zero. Vergognati. Io smesso di vedere la popolina. Vergognati. Perché parlare di calcio va bene, parlare di Lele Adani no! Andate a vedere l'ultima storia di Lele Adani. Perché Thomas Sankara ha espresso il suo parere sui servi, no. Sui servi come Lu Cortelli, che è un servo. Mamma mia, Miretti! Football! Come si butta Miretti, ragazzi, non si butta nessuno. Guardalo lì. Guarda, Chiesa è meraviglioso. Guarda come si butta, guarda. Mamma mia, Miretti. Non posso dire. Secondo me cioè, è iniziato a prendere qualcosa. Sei troppo allegro. Ma guardalo. Cioè, inciampa sull'erba, Miretti. Guardalo. Miretti, come domini tu in aria. Mamma mia, Miretti. Come domini. Ragazzi, il Genoa esprime football. Guarda che noi non facciamo. Mamma mia. Genoa, guardalo. Io chiedo scusa. Guarda, eravamo 1, 2, 6. 6 della Juve, 2 del Genoa. Ci hanno dominati. Football. Perché? Perché era Vlahovic? Cosa c'è? Yildiz. Perché? Non è soddisfatto di Vlahovic Chiesa. Yildiz. Allegri, ragazzi, pippa più di me ad anima sensibile. Io mi dissocio da qui per i prossimi 5 anni. Giuro che non lo porterò mai più ospite. 10 passaggi consecutivi in football. 12. Mamma 13. Mia, guarda Chiesa che la sbaglia. Chiesa. Lo punta, Chiesa. 13. Lo punta e perde palla. Ragazzi, ormai, ho gli schemi della Juve qui dentro. Cioè. Grande Filip, fiducia. Posso Filip, dirlo? Football! Kostic è molto di più. Kostic è un bidones. Grande cosa. Oddio. Dujan. Mamma Dujan, che... Ragazzi, Cosa mi hai dato Locatelli? Mamma Locca, ma come la domini, figa? Come domini lui? Cosa mi hai dato Locatelli? È arrivata la palla, la stava per calciare, cosa mi... La tocca appena tu nel mezzo delle gambe. Football! Ragazzi, c'è stato un intervento su Fede Chiesa, l'ha messo giù. Ora io dico che se non vanno al VAR e non ci danno il rigore, allora è veramente marotta lì. Vlahovic. Vlahovic Chiesa. No. Ragazzi, togli Chiesa. O togli. No, Vlahovic, raga. Vlahovic in giocatore. Entrambi. Sì, no, uno. Entrambi. Togli Vlahovic e metti Yildiz. Guarda il cazzo. Ma togli entrambi, metti Yildiz, metti. Boh, De Sciglio. Allegri applaude e quindi capiamo che è football. Fischio, va, fischio. Fabio Miretti. Ma vi rendete conto che quello che butta la palla dentro l'area è Federico Gatti? Cioè, non ho detto Andrea Pirlo, non ho detto Arturo Vidal, non ho detto Bonucci, ho detto Federico Gatti. Ma Federico e il football Gatti? Federico il football, no, Gatti è un numero uno, io lo stimo, mi piace Gatti. Sì, però, Gaza. Però ha proprio due mattoni al posto di Gatti. Ok. Però Gaza anche a me piace. Oh, oddio!
quanto poco. Porca troia. Se l'hai saltato di sinistro. Porca, ha pieto il palo, eh? Preso il palo? Sì, ma per la deviazione. Però mi sa che la parava. Ah, bene, 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 bene. Due calci d'angolo. Grande prova offensiva della Juve oggi. Grande prova offensiva. Chiamate Miretti, tanto. Cambiaso, dai. Madonna mia. Bello, però. Dai, stiamo salendo, rimaniamo su. Dai. Cerchiamo solo di rimanere su, dai. Dai, 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 dai. Ma che sega! Invece no, invece la tiene, guarda, lo fa ballare e no, fa cagare. Il Leeds, porco Giuda, va bene, però. Tommaso Galeazzi, il risultato della partita. Siamo al 73esimo. No, per me, guarda. Gioca Alessandro? No. E allora finisce così. Io ho detto doppietta di Locatelli. Ah, finisce 0-0? Finisce 0-0, perché. No, lui ci becca sempre. O ti fa prendere gol e perdi 1-0, o segna lui. Cambiato, un bel cross. Bello? Oddio! Ma come l'ha presa? Vlahovic, come cazzo hai fatto? 2 metri a buttarla sopra. Cambiato. Per favore, per favore. Oh, dai, ma perché non metti la sua Andrea Ealing? Ealing è il football junior. Hai fracassato i coglioni. Posso dirlo? Questo non è football, questo non è calcio, questo non è uno sport, questa è una grandissima schifezza. Sì, veramente una merda. Pareggiare col Genoa dimostra che la Juventus è diventata una squadra mediocre. Siamo a tutti gli effetti, ora come ora, una squadra mediocre. Io parlavo dicendo, dai, arriviamo terzi, comunque vince la Coppa Italia. Tu rischi il posto in Champions e in Coppa Italia prendi le scuffie dalla Lazio. Perché non sei capace di fare un passaggio, di fare un cross, di essere offensivo. C'hai un branco di animali che corrono dietro al pallone ma non sanno quello che devono fare. Oh, madonna. No! Madonna! Madonna! Oh, troia. Fai un tiro all'anno, fallo bene! No, guarda, op. Madonna, cazzo, un gran gol. Madonna, era un gran gol. Juve e Genoa si lamentano i giocatori in area di rigore per il mancato cross di Weah. Una sola vittoria nelle ultime 8 partite di campionato per la Juventus, che ha anche perso Vlahovic. Questo è l'ultimo video sul canale. Dai, basta. Oh, lo chiudi? Sì, buona notizia.